ci hanno dati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Santa Chiesa celebra la festa della Santa Famiglia di Nazareth, come tradizione nella domenica che ricorre nell'ottava di Natale, e facendoci volgere lo sguardo su questa Santa Famiglia ci ricorda evidentemente l'importanza e il valore della famiglia umana, della famiglia cristiana fondata sul sacramento del matrimonio. Oggi la liturgia ci propone la scena della Sacra Famiglia, che è esempio di obbedienza alla legge. Come tutti gli ebrei, dopo 40 giorni portano il bambino Gesù alla purificazione, ce lo portano papà e mamma di suo bambino, Giuseppe e Maria, mentre sia la prima che la seconda lettura ci fanno volgere lo sguardo su un'altra grande coppia da cui è nato il popolo di Israele, che sono Abramo e Sara. Ebbero Isacco all'età molto avanzata per intervento divino, così come sappiamo benissimo che Maria Santissima ebbe Gesù all'età molto giovane, molto precoce, cioè a 14-15 anni, sempre per intervento dello Spirito Santo. Quindi abbiamo coppie di persone che si amano secondo Dio e vite che nascono, Isacco e Gesù bambino, e poi un piccolo quadretto che Angelo termina di vita familiare. Quando ebbero tutto compiuto, fecero il ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Gesù è chiamato anche Gesù di Nazareth perché visse con Giuseppe e con Maria a Nazareth, sappiamo tutti, lavorava, faceva il falegname come il padre, e santificò la vita ordinaria della famiglia con 30 anni di vita nascosta a Nazareth. Ora, facciamo un pochino di mente locale. Non voglio fare dei discorsi solidi, perché tutti quanti sappiamo che la famiglia oggi è messa in mezzo a una strada, per cui guardiamo le cose positive e i messaggi che ci vengono dalle famiglie esemplari per confrontare anche il nostro modo di vivere la famiglia e di concepire la famiglia. Perché, come già detto nelle omelie di Natale, noi dobbiamo sempre ricordare una cosa: che pur essendo fedeli cattolici e che magari cercano per quanto possono di vivere secondo Dio, siamo figli del nostro tempo e paghiamo lo scotto del nostro tempo. Lo scotto del nostro tempo è molto semplice: che delle cose che davanti a Dio non vanno bene, sono disordinate, sono sbagliate, nella mentalità comune sono considerate assolutamente normali in certi casi, addirittura lodevoli in altri casi. E per cui c'è questo sforzo che bisogna fare di riguardare alle fonti, ai modelli, e di riprogrammare la nostra vita in funzione dell'altezza della vocazione che ci chiama. Anche la vita familiare è una vocazione alta quando è una vita cristiana. Allora, cos'è una famiglia cristiana? La famiglia, secondo l'insegnamento della Chiesa, è il luogo dove si vivono due dimensioni che appartengono all'essenza stessa di Dio, che sono l'amore e la vita. La famiglia è il luogo dell'amore ed è il luogo della vita, il luogo dove si vivono le forme di amore più bello, più importante, e il luogo dove nasce la vita umana. Voi sapete cosa dice San Giovanni? Dice: chi è Dio? Cos'è Dio? Dio è amore. Quindi dire che la famiglia è il luogo dell'amore vuol dire che la famiglia è un luogo dove veramente si manifesta qualcosa di ciò che Dio è. Gesù nel Vangelo si è presentato come: io sono la via, la verità e la vita, giusto? Quindi Dio è la vita, e essendo la famiglia il luogo della vita, vuol dire che dove c'è la vita, lì c'è una forte manifestazione di ciò che Dio è. Quindi capite la sacralità intrinseca della famiglia e quanto debba essere rispettata e custodita. Che tipi di amore ci stanno nella famiglia? Sono diversi. C'è l'amore dello sposo verso la sposa, c'è l'amore della sposa verso lo sposo, c'è l'amore dei genitori verso i figli e c'è l'amore dei figli verso i genitori. Sono sempre lo stesso amore, ma si coniuga con cadenze differenti. Cominciamo dall'uomo, eppure gli uomini oggi. L'amore dell'uomo è un amore presente, sollecito e autorevole, cioè capace di presentarsi come punto di riferimento, non autoritario o dittatoriale, ma però autorevole.
quindi perché l'uomo dentro la famiglia è l'immagine di Dio Padre, quindi voi sapete che Dio Padre ci ama, ma Dio Padre è anche l'immagine, come dire, dell'autorità, dell'autorevolezza. Quando diciamo dobbiamo fare la volontà di Dio, vuol dire che dobbiamo fare la volontà di Dio Padre, no? Quindi è questo punto di riferimento. Ora, l'uomo nella famiglia è questo, è il cosiddetto capo famiglia. Ripeto, capo famiglia non è il dittatore o il duce, ma è colui che si prende la responsabilità di governare soavemente e amorevolmente la famiglia che Dio gli ha affidato. D'accordo? Punto. Prendendosi le sue responsabilità sia nei confronti delle mogli, che molte mogli si lamentano che sono sempre assenti, sia nei confronti dei figli, perché i padri, quei figli ci devono stare, e l'educazione religiosa ai figli devono darle non soltanto alle mamme, ma anche ai papà, anzi, prima ai papà che le mamme, secondo la famiglia, secondo Dio. La donna è l'immagine dell'amore più bello che esiste in tutto l'universo. Perché l'amore sponsale di una sposa verso il marito è l'amore materno, io penso che l'amore materno di una mamma degna di questo nome verso un figlio sia qualcosa di veramente divino. È chiaro, quando la donna si sente donna, felicemente donna, quindi apre il cuore e lascia che questa dimensione stupenda dell'amore che è in lei, perché ce l'ha messa il nostro Signore, possa vivere. Quindi possa vivere in un amore, come dire, bello, attento, sollecito verso il marito, che se poi le donne amassero i mariti bene, scusate, qui parlo anche un pochettino di tanti anni fa, c'avevo la mia fidanzatina, quando un uomo si sente amato dalla moglie, fa qualunque cosa, cioè dice è lui che comanda, no? L'uomo non comanda niente, anche se comanda, non comanda niente, perché se si sente amato dalla moglie, fa tutto quello che vuole lei. Anche se la moglie non prende nessuna decisione, supponiamo che prendesse il marito, cosa molto rara oggi, ma se il marito si sentisse veramente amato, farebbe tutto quello che vuole la moglie, la contenterebbe in tutto e per tutto. È così. È bella questa cosa. L'amore verso i figli è un amore che si dona, è un amore che si prende cura, è un amore che indirizza. Verso cosa? Cioè, quando una coppia ha un figlio, voi sapete che un figlio è una grandissima responsabilità, grossa, perché tu non c'hai semplicemente un corpo da crescere, da dargli da mangiare, per carità sono cose importanti, da custodirgli la salute, per carità sono cose importanti, da farlo studiare, per carità sono cose importanti, ma Dio ti affida una persona, quel ragazzino c'ha un'anima, anima che deve essere, come dire, educata, instradata verso Dio, in primis dai genitori, non dalla parrocchia. Il catechismo dei bambini, io lo fanno i genitori, io dico sempre, non lo dite subito al vescovo, aspettate un po' a dirglielo, guardate che finisce quest'anno pastorale prima che faccia i programmi per il futuro del catechismo, ma io dico sempre, se le famiglie facessero bene il loro lavoro, qui c'è qualche catechista, sì, e noi catechisti andremo subito in pensione, non serve fare il catechismo, a che serve? Se gliel'hanno insegnato papà e mamma, ma che cosa devono fare? Cioè, potresti fare 3-4 incontri proprio per spiegarti concretamente che cos'è il sacramento e come ti devi preparare, ma il resto dovrebbe essere già fatto, capite? Se le famiglie facessero bene quello che devono fare. Poi c'è l'altro aspetto, che è l'amore dei figli verso i genitori, che oggi è parecchio in crisi, perché il concetto stesso, insomma, di autorità e di autorevolezza dei genitori è completamente saltato per aria. Quindi c'è tutto quanto una situazione, ho visto tante cose anche nella mia esperienza pastorale e ricordo anche di tante cose che ho vissuto quando ero più giovane, che fanno proprio capire come, cioè, capite, qui siamo passati dai tempi in cui c'era una grandissima riverenza verso i genitori, insomma, che se parlava al padre stavano tutti in riga, se poteva, stavano tutti sull'attenti, adesso, insomma, che, perdonatemi l'espressione un po' così, a volte i figli chiappano e nei confronti dei genitori ci hanno manifestazioni assolutamente, come dire, inopportune, no? Siamo tutti quanti figli del nostro tempo su questo. Sono cose di cui tutti dobbiamo riappropriarci. Questo è l'amore. La famiglia è anche il luogo della vita, però. E qui si apre un capitolo molto delicato. La vita è sotto attacco, adesso abbiamo avuto l'ultimo atto in avvento, ma la vita è sotto attacco per quanto riguarda la famiglia da almeno 50 anni, perché ha cominciato la contraccezione,
la piaga della contraccezione. Voi sapete che in Italia non nascono figli. A voglia adesso hanno fatto anche il bonus bebè, ma stiamo andando verso un invecchiamento progressivo della popolazione. Questo è un fenomeno relativamente nuovo degli ultimi 50 anni, perché non c'era prima. Si è diffusa la piaga della contraccezione. Paolo VI nel 1968, cioè 50 anni fa, scrisse un'enciclica che gli causò un sacco di problemi, ma ebbe il coraggio, insomma, di dire la verità, dove diceva chiaramente che un figlio di Dio, una famiglia cristiana, per nessun motivo può usare la contraccezione. Non si può, è una cosa grave, perché è un chiudersi al dono della vita. Chi si è sposato deve fare sempre mente locale, questo lo dica matrimoni, perché la Chiesa ci mette in bocca nei riti delle parole non messe a caso. Quando il sacerdote ha interrogato i genitori, ha detto: siete disposti, però attenti, ad accogliere i figli che Dio vorrà donarvi, attenzione, e a educarli secondo la legge di Dio del Vangelo. Ha detto: siete disposti ad accogliere, non a fare i figli, e i figli che Dio vorrà donarvi. Cioè, la vita è un dono di Dio. Che significa? Il dono si accoglie quanto Dio vuole. E se questo dono non te lo fa, nostro Signore, se non te lo fa il dono della vita, che facciamo? Perché oggi non c'è solo la contraccezione, che è il chiudersi alla vita, ma è anche esigere a tutti i costi la vita, no? Ci sono le tecniche di produzione artificiale della vita, l'inseminazione e la fecondazione artificiale, che è tra l'altro un omicidio, perché in ogni inseminazione e in ogni fecondazione artificiale muoiono alcuni embrioni per l'egoismo di una coppia che esige una vita anche quando Dio non la dona. Capite? Allora, capite quanto disordine che ci sta oggi? Cioè, si passa da un estremo. A Roma si dice che chi c'è il pane non c'è denti, e chi c'è denti non c'è il pane. Chi potrebbe avere i figli si chiude la vita e dice: decido io quanti figli devo avere, contravvenendo a quello che ha giurato il Signore il giorno del matrimonio, e altri che il Signore non glieli manda, e non sappiamo perché, ma non glieli manda, e lo vogliono per forza, a tutti i costi, fino a giungere alle aberrazioni che sono successe in questi anni, che preferisco, insomma, non dirle dal pulpito. Quindi capite, ci sono problemi. Allora, la famiglia di Nazareth ci presenta San Giuseppe, pieno d'amore verso la Madonna pieno d'amore verso San Giuseppe e obbediente a San Giuseppe. La famiglia di Nazareth ha vissuto, come sapete, in purezza assoluta, è stato un unicum. Anche questo è un altro tema che gli sposi cristiani devono affrontare, se ne parla nei corsi prematrimoniali, ma come per i fedeli normali non è sufficiente rimanere al catechismo della prima comunione della Chiesa, ma poi bisogna sempre formarsi, così per gli sposi non basta aver fatto il corso prematrimoniale. Gli sposi chiaramente non devono vivere con fratello e sorella, con Giuseppe e Maria, però bisogna fare attenzione che c'è una castità coniugale, cioè c'è un uso santo della sessualità, santo e secondo la legge di Dio, dentro il matrimonio. Un'omelia non è la sede per approfondire bene il contenuto di questo che ho detto, però ricordate che la Chiesa parla sempre degli atti coniugali che i coniugi cristiani compiono in modo ordinato, umano e onesto. Usa queste tre espressioni sobrie che noi dobbiamo pensare e capire, e se non capiamo dobbiamo formarci, informarci e chiedere, perché il talamo nuziale deve essere immacolato e senza macchia, non soltanto perché i coniugi devono essere fedeli l'uno all'altro e non tradire il patto di fedeltà che hanno dato, ma anche non macchiare la loro relazione coniugale uscendo fuori della volontà di Dio, sia con la contraccezione che con altre forme, che è dovere della coscienza dei singoli fedeli conoscere e approfondire anche nel colloquio privato, insomma, col confessore, col direttore spirituale. Quindi questa è un pochino, voi capite quanto oggi le famiglie stanno in difficoltà, non soltanto quelle che reggono, perché la famiglia è attaccata in tutti i modi, ma anche le famiglie in qualche modo reggono, pagano, diciamo così, un gap di calo, ecco, di tensione verso la santità. Però capite, una famiglia si santifica vivendo santamente la famiglia, capite? Cioè, a un prete quando muore il Signore gli chiede: come ha predicato il Vangelo, come ha amministrato i sacramenti, quanto hai pregato, quanto ti sei sacrificato per i tuoi fedeli. A due sposi che cosa gli chiede? Beh,
Hai promesso di amare e onorare tuo marito tutti i giorni della tua vita? L'hai fatto? Nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia? Hai promesso di accogliere quelli che ti volevo mandare? Li hai accolti tutti? O qualcuno mi è rimasto in cielo perché tu non l'hai voluto? Capite? Li hai educati secondo la legge di Dio e del Vangelo? Sì o no? Hai vissuto santamente la vita coniugale sotto tutti quanti i punti di vista? Capito? Questo viene chiesto a una famiglia, eh? Io mi ricordo quando ero un giovane prete che vedevo le persone sposate che stavano troppo tempo in chiesa, dicevo, sì, un pochino sì, va bene, per carità, può anche andare a messa tutti i giorni, però tutto il giorno in chiesa ci puoi stare, perché tu devi santificarti in famiglia, devi vivere bene la realtà familiare, devi stare vicino ai figli, devi stare vicino a tuo marito, devi stare vicino a tua moglie, capite? Cioè, la santificazione è il nostro stato di vita, la famiglia è un luogo importantissimo di santificazione, e ciò che si può vivere in famiglia non si può vivere da nessun'altra parte. E capite, se salta la famiglia, c'è un bellissimo discorso sempre di Paolo VI fatto a Nazareth, salta l'umana società, capite? Oggi vediamo tante cose che non vanno perché la famiglia veramente è stata massacrata negli ultimi 50 anni. Abbiamo cominciato con la legge Fortuna del 70 che ha introdotto il divorzio, si chiama Fortuna ma si chiama Grande Sfortuna, fino a un crescendo che non sembra conoscere ancora il tramonto. Per cui chiediamo al Signore, chiediamo a Maria Santissima, che a San Giovanni Paolo II ha voluto meditare anche sotto il titolo di Regina della Famiglia, che aiuti le famiglie cristiane a essere degne della loro vocazione, le giovani coppie a prepararsi bene al matrimonio, nella coscienza di quello che vanno a affrontare, a tornare a celebrare il sacramento del matrimonio, che oggi è molto meno celebrato, è messo in crisi dalle unioni civili, dalle libere convivenze. Qui la predica di questo giorno potrebbe durare una settimana, insomma. Chiediamo al Signore senno e luce per tutti, ecco, soprattutto di tornare all'esempio solare della famiglia di Nazareth, a quello che Dio ci ha rivelato con la bellezza della famiglia, con l'aiuto di Maria Santissima, di cominciare innanzitutto a crederci e poi a viverlo. Siamo lodati Gesù e Maria.